scam. Ecco perché Eleonora ed Edoardo non si vedono più. Scam è tornato e, dal 1 settembre del 2022, i fan della serie hanno potuto assistere direttamente su Netflix alle nuove vicende. In particolar modo, il protagonista assoluto di questa quarta stagione è il simpatico personaggio di Elia. In questo modo, ovviamente, non sono più protagonisti Eleonora ed Edoardo. Esiste un motivo ben preciso, però, per il quale i due ormai non sono più presenti nel cast e nelle trame. Scam è tornato su Netflix ed ora i fan della serie possono assistere alle nuove vicende, stavolta incentrate sul personaggio di Elia. Ovviamente molti hanno notato che la presenza di Eleonora ed Edoardo, prima al centro delle vicende e particolarmente amati dal pubblico, si è ridotta tantissimo. In un certo senso la coppia è ancora presente nelle nuove puntate di Scam. Infatti, si parla spesso di loro e i due interagiscono, anche se a distanza, con i loro amici che sono ancora presenti nella serie. Già nella quarta stagione le apparizioni di Eleonora ed Edoardo si erano ridotte molto. I due comparivano nelle videochiamate dei loro amici, ma non erano più presenti in maniera fissa nel cast. A spiegare il motivo per il quale ormai le comparse dei due si sono nettamente ridotte è stato il regista Ludovico Bessegato. Quest'ultimo ha spiegato che Benedetta Gargari, l'interprete di Eleonora, aveva già preannunciato ancora prima che la stagione su di lei si svolgesse, che non avrebbe più potuto essere presente come prima. La Gargari, infatti, aveva già rivelato che sarebbe stata assorbita dai suoi studi di giurisprudenza. Il regista ha spiegato che, quindi, non si tratta di un aspetto sorprendente per nessuno. Allo stesso tempo, Bessegato ha precisato che già nella terza stagione era prevista l'uscita di scena della coppia, perché Edoardo ed Eleonora avrebbero dovuto abbandonare le scene per proseguire i loro studi all'estero. Perciò, non c'è stato alcun abbandono, ma tutto è andato anche secondo i piani della trama. Ludovico Bessegato ha spiegato che anche nella versione norvegese, da cui è tratta la versione italiana di Scam, William, ossia Edoardo Incanti, non è più presente dalla quarta stagione in poi. Di conseguenza, secondo il regista tutto è andato secondo i piani, e questo è il motivo per cui, in nessuna delle stagioni successive alla terza, i due sono presenti. A quanto pare, però, secondo altri retroscena ed indiscrezioni, si nasconderebbero motivi differenti dietro l'abbandono di Benedetta, che interpreta Eleonora. Nello specifico, esistono varie storie su Instagram fatte proprio dalla Gargari, dopo la sua uscita di scena, in cui sembra proprio che le cose sul set non andassero così bene come sembra all'apparenza. Infatti, nelle storie, l'attrice diceva di essere grata al regista Ludovico Bessegato, perché era sempre stato al suo fianco nonostante gli screzi. Nello stesso testo, Benedetta ammetteva di aver fatto impazzire il regista e gli altri colleghi, e ringraziava tutti nonostante non si fosse sentita capita alcune volte. L'attrice ringraziava nello specifico anche Giancarlo Commare, che veste i panni di Edoardo, dicendo che per lei è stato un fratello maggiore e che a volte la aiutava quando era troppo indisciplinata. Allo stesso tempo, la Gargari ammette che la sua scelta lavorativa possa aver danneggiato anche il collega, che ha dovuto lasciare la serie assieme a lei per le esigenze di trama. Perciò, dalle parole di Benedetta, sembra proprio che non tutto sia andato liscio e che dietro l'abbandono non ci sia una semplice trama, ma qualche scontro sul set. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per questa assenza nella quarta e quinta stagione? E per quale motivo secondo il vostro punto di vista i due hanno lasciato il set? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.